Salve a tutti ragazzi, qui TTT e ben ritrovati sul mio canale. Siamo sempre qua su Pokémon Let's Go Pikachu e dobbiamo andare avanti nella storia. Dobbiamo arrivare alla terza palestra ad Aranciopoli. Andiamo subito a vedere, se non mi sbaglio qua non si poteva passare perché voleva il tè. Ragazzi, andiamo però a vedere che c'era la grotta dei Diglett, se non sbaglio. Vediamo un pochino. Cosa c'è, Gary? Oh, TTD! Cosa c'è? Cos'è successo stavolta? A quanto pare non si può passare dal varco laggiù. Ok, va bene. E di qua invece si può, no? Però c'è questa via sotterranea. È un po' buia, ma porta direttamente ad Aranciopoli. Ok. Non muoverti. Cosa c'è? Cosa stai facendo? Cosa hai fatto? Mi sembrava di aver visto un luccichio. Guarda cosa avevi tra i capelli. Il mago Gary, ragazzi. Va bene, Gary. Il revitalizzante è uno strumento che lo so cosa serve. Ne ho qualcuno anche io. Tieni, te ne do degli altri. Ne avevo già tanti. Grazie, Gary. Senti, vabbè, ti ringrazio. Però puoi anche andare all'altro... Potrebbe servirti nella prossima palestra. Vabbè, ok. Ah, ma quello è un biglietto nave. Te ne do uno. Tieni. Oh, salve, Gary. Oh, grazie. Ti prometto che lo userò. Ma dove l'hai preso? Da Bill! Te l'ha dato quel Pokémon parlante? In realtà era una persona. Ah, ok, ora capisco. Che vergogna. Ti prego, non parliamo più di questa storia. Beh, io allora vado avanti. Ciao. Addio, Gary. Ci si vede. Andiamo! Lotta in doppio? Si spera. Oh, cosa c'è? Che vuoi? No, non è in doppio. Però io, ragazzi, so di una mossa stupida. Posso mettere il secondo controller per fare le lotte 2 contro 1, se non sbaglio. Non so come funziona, ma voglio provarci. Ci proviamo per questo... Per questo episodio ci proviamo. Vediamo un pochino. Ciao, Bellsprout. Vieni, Pikachu. Vediamo un pochino come funziona. Non so come far entrare in gioco il secondo giocatore. Ah, eccolo! Ok, bisogna scuotere. No, vabbè, dai, ma è broken! Va bene, ok, lotta! Sprintaboom e poi Growlithe, lotta e braciere. È un po' troppo facile, però. Ok. È un po' una mossa stupida, devo essere sincero, è una mossa stupida da lasciare attiva. Cioè, ragazzi, è un 2 contro 1. È un 2 contro 1 questo, ragazzi. Non ha molto senso, vabbè. Credo che lasciamo perdere ora con questa modalità. Divertente un attimo da provare una volta, ma non è in realtà divertente. È noiosa. Ok, Furia? Nah, lasciamo perdere Furia. Non far dimenticare. Ok, a posto. E Flavio, campeggiatore, addio. Intanto andiamo... Oh, 2 Megaball, buono, buono. Adesso arriva anche l'altra. Ma il secondo giocatore rimane? Ok. E come funziona per mandarlo via? No! No, rega! No, è bellissima sta roba! No, cos'è successo? Ritorna! No, vabbè, è una figata! Vieni, andiamo in giro! Ah, se ne può anche andare! No, è una roba assurda questa, ci sta! Ok, rende un po' la cosa divertente. Salve! Ho appena catturato uno Squirtle che non faceva altro che combinare guai. Avrebbe bisogno di un allenatore capace che sappia dargli una raddrizzata. Ok. Avrei un favore da chiedere. Ah, no, 60 Pokémon. È lunghissima sta roba. È veramente lunga. Lasciamo perdere per ora. 60 Pokémon ci vuole veramente troppo tempo. Dobbiamo catturarne ancora. Ed eccoci qua, sulla strada per l'MN Anna. Salve. Ok, non rompete? Oh, salve. Benvenuto sulla motonave Anna. Scusa, hai il biglietto? Certamente. Ecco qua il biglietto. Benissimo, accomodati pure a bordo. Oh, e congratulazioni. Sei il 100° passeggero di oggi. Casualmente, come tipo tutte le pubblicità, sei il 1000° visitatore di questo sito. Hai vinto un iPhone 18. Ah, ok, mi danno però... Ah, un completo da marinaio. Vabbè, anche no il completo da marinaio. Addio. Andiamo però sull'MN Anna. Madonna, sei grande! Ok. Siamo dentro.
Motonave Anna. Oh, eccoti qui! Chi si rivede? Ciao, Gary. Grazie ancora per il... È blu? È blu! Ah, ok. Questa nave è gigantesca, è piena zeppa di allenatori. Oh, TTD è Gary? Ciao, non avrei mai pensato di trovarvi a bordo di questa nave. Ciao, blu. Stai facendo una crociera? Ma che, mi hanno invitato alla festa, tutto qua. Ma credo che tra poco me ne andrò. Ho fatto scorta di regalini. Tenete, voglio darne un po' anche a voi. Questo blu è un po' troppo lo iantafrollino. Vabbè, ok. Ma parliamo di cose serie. Volete sapere cosa ho sentito alla festa? Conoscete il Team Rocket, vero? Sì, sono una banda di criminali. Esatto, girano molte voci sul loro conto. Comunque, veniamo al punto. Il Team Rocket è un pericoloso gruppo di criminali che usa i Pokémon per arricchirsi. Sto cercando di scoprire di più su di loro. Intanto, fate attenzione. Intesi? Grazie mille, Blu. Addio, Blu. Ciao. Interessante, però, è un Blu un po' troppo... Poco cattivo, no? Ok, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, mi sa, andare a prendere Taglio. Più che altro, non credo che funzioni come... Il vero... La vera MN Anna, no? Che bisognava sconfiggere Blu. Quindi... Chissà come dobbiamo fare, più che altro. Vediamo un pochino in giro. Saliamo ancora oppure... No, dai, andiamo di qua. Vediamo un pochino. Che a me mi interessa solamente Taglio, più che altro. Che è quello che ci serve per andare avanti. Ecco, dovrebbe essere questo il posto. E infatti... Come hai fatto ad arrivare lì, Gary? Mi dici qualcosa, per favore? Ciao, Gary. Sono appena stato dal capitano e mi ha insegnato la tecnica segreta di cui è esperto. Peccato che avesse un gran mal di mare. Beh, prima che tu vada a trovare il capitano, che ne dici di mostrarmi come stai allenando i tuoi Pokémon? Va bene. Gary, sei pronto? Facciamo una cosa, Gary. Salve! Eccoci qua! Giochiamo in due. 2v1 perché è divertente. Eccoci qua! Andiamo, ragazzi. Combattiamo in questo modo, è divertente, dai, per un episodio lo facciamo, anche se è molto semplice, lo facciamo per un episodio, per divertirci un pochino. Ok, sprinta, boom, vai! Addio PG8! È rimasto in vita con pochissimi HP. Bene così, ok. Brutto colpo, attacca prima lui. Non mi attaccare, Growlithe. No, non me lo uccidere. Per favore, non me lo uccidere. Addio PG8, addio. Oh, vediamo se c'è Raticate. Vediamo se c'è Raticate. 244 exp ci sta. Buono, nessun altro? Eevee, ok, abbiamo Eevee. Che l'ultima volta è stato shottato dal mio sprintaboom di Pikachu. Vediamo però, vediamo però se c'è quel Pokémon, quel Raticate. Vediamo un po'. Addio Eevee. Oh no, ora prendi metà vita. Ok, buono. Morso? Su Growlithe, ovviamente mi doveva uccidere Growlithe, mannaggia. Chi mettiamo? Vediamo un pochino. Direi di mettere in campo Nidorino, dai, mettiamo Nidorino. Vieni qua, Nidorino, vieni qua, aiutaci un po'. Eccoci qua, 2v1 perché è divertente più che altro. Allora, vediamo un po', direi di usare doppio calcio e poi facciamo... doppio calcio. No, beccata. Facciamo beccata. Ok, facciamo in questo modo. Tieni, Eevee! Occutono Pikachu! Addio, Eevee. Occutono Pikachu vince sempre. Vai. Prossimo. Super efficace, ok. Chi hai? Chi hai come Pokémon? Chi hai come Pokémon? Chi hai? No, Oddish! Niente Raticate, peccato. Vabbè, in realtà poi lui non è Gary, non è Blu. Quindi, amen, non è proprio il nostro rivale di Pokémon giallo, no? È tutt'altra cosa. Facciamo beccata. Facciamo in questo modo. Vediamo un po', sprinta boom intanto se gli fa abbastanza danno. Ho i Pokémon un po' troppo poco allenati. Dovrei battere tipo tutte le persone qua dentro, però è veramente lunga farlo. Beccata non è che fa tutti sti gran danni, Acido. Calmo, Pikachu. Non c'è problema. Ok, andiamo di... Vediamo un po'. Andiamo di sprintaboom di nuovo. Vediamo, dai. Mentre qua tiriamo un doppio calcio. Facciamo in questo modo, dai.
Sprintaboom! Vai, Pikachu, madonna, che mosso OP! Che mosso OP! Oddish, muori, per favore. Doppio calcio. Ok. Troppi pochi danni, troppi pochi danni. Peccato. No, sonnifero! No! No, sonnifero, che noia! Che noia, sonnifero. Che noia, sonnifero. Facciamo una cosa. Usiamo la borsa e vediamo. Ah, non ce l'ho. Niente, non possiamo fare molto. Aspettiamo che ritorna Pikachu. E invece qua continuiamo ad attaccare con doppio calcio, dai. Facciamo in questo modo, per favore. Vabbè, dai, la super pozione. Sei serio, Gary? Che noia. Sei una noia. Sei una noia veramente. Pikachu dorme, ok. Ronf ronf, povero Pikachu. Doppio calcio, non gli farà tanti danni. Troppi pochi, ragazzi. I brutti colpi, ok, però non è molto efficace. Ok. Oh, Pikachu si sveglia. Buono, 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 si è già svegliato. A posto, ragazzi, continuiamo a menare l'Oddish. Qua andiamo di incornata, dai. Facciamo così. Bella lì, sprinta, boom. Beccati questo. Un po' di vita gliela togliamo, non troppa però. Incornata. Ah, ecco, incornata fa abbastanza danni. Foglia lama. Va bene. Peccato, non hai usato sonnifero. Dovevi usare sonnifero, fidati. Era la mossa che ti aiutava di più. Andiamo ancora di incornata. Beccati questo, sprintaboom. Vai, Pikachu. Togligli un bel po' di vita, buono. Incornata forse però non basta, Vediamo. Incornata. Oh, buono, ok. L'abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso Gary, finalmente. Ah, 127 exp, buono. Qualche Pokémon che sale di livello, niente. Peccato. Ditemi che è uno scherzo. Non è uno scherzo, è che ho cheatato col secondo controller. Oh, sentiamo un po'. Cosa c'è, Gary? Sbaglio o stai diventando un po' troppo forte? Fai come se non avessi detto niente. Adesso vai e farti insegnare quella tecnica segreta dal capitano, su. Ok, facciamo scomparire anche l'altro controller. Addio, non lo usiamo più ora, basta. È un po' troppo facile alla fine. Salve, capitano! Mi sento uno straccio. Il mal di mare. Come fai ad essere... È una brutta scena. TTD massaggia la schiena al capitano. Scratch, scratch. Ah, grazie, mi sento molto meglio. Sei venuto anche tu per imparare la mia tecnica segreta? Ma certo, vieni, ti insegno. Pika? Ah, questo Pikachu sembra davvero impaziente. Purtroppo però la mia tecnica segreta la possono usare solo gli esseri umani. Gli esseri umani? Cosa? Come? Vuoi impararla a tutti i costi? Ok, durante i miei viaggi ne ho viste di cotte e di crude. Ma non ho mai visto... Non ho mai incontrato un Pokémon che volesse imparare una tecnica segreta. Dal suo sguardo si intuisce che fa sul serio. E va bene, mi avete convinto. Insegnerò la mia tecnica segreta al tuo Pikachu. Su, vieni. È taglio. Ma cosa vuol dire? Cioè, le impara Pikachu. Ok. Pikachu impara la tecnica segreta fendente, che non è taglio. Ok. Va bene. Buono sapersi, ma... Questa non me l'aspettavo. Oh, incredibile. È davvero riuscito a imparare fendente. Grazie al fendente di Pikachu potrai abbattere piccoli alberi. Prova a usarlo su qualcuno degli alberi che ci sono ad Aranciopoli. Grazie mille, capitano. Beh, adesso è ora di partire. La motonave Anna sta per salpare. Stammi bene. Ci rivediamo la prossima volta che faremo scalo ad Aranciopoli. Mi sa mai più. Quella è una pecca. Bene, è tempo di andare a duellare con il capo palestra. Le cutscene sono carine, devo dire che le cutscene ci stanno. Ragazzi! Allora, non abbiamo allenato i nostri Pokémon perché alla fine dei conti, ecco lì l'alberello intanto. Salve, ok? Va bene. Allora,
Io direi di prendere il nostro Sense Drew che abbiamo preso molto tempo fa ormai e provare un po' ad allenarlo. Lo dobbiamo allenare che è indietro. Credo che sia ancora al 10 o una roba del genere. Vediamo un pochino. Ok, dovrebbe essere uno di questi due. Sono al 13, poi ne ho un altro al 11. Ok, va bene. Ne scegliamo uno. Lo alleniamo un pochino. E andiamo a battere anche la nuova palestra. Ragazzi, per un errore di registrazione ha smesso di registrare la webcam. Non so neanche il perché, ragazzi. E spero che non ricapiti più. Ho già fatto tutta la palestra tranne Surge, ragazzi. Quindi andiamo ad affrontarlo e vediamo un pochino. Mi dispiace, volevo far vedere tutto, ma si è proprio persa la registrazione. Il salvataggio è ancora indietro, quindi lasciamo perdere. Andiamo da Surge, ragazzi. Combattiamo, finalmente. Ciao, Surge. Salve, welcome alla palestra di Aranciopoli. E tu chi sei, baby? Un nuovo challenger? Haha, pensi di potermi battere con una squadra così weak? Hai del courage, ragazzino? Ma temo che tu non stia prendendo sul serious le lotte di Pokémon. Tu mi stai prendendo in giro più che altro parlare in inglese italiano, ma lasciamo perdere. Let's battle! Ti darò un bello shock con i miei Pokémon. Io ti voglio sempre di più menare pesantemente. Surge, battiamoci contro Surge. Vediamo un pochino. Ciao Surge, ciao. Che Pokémon hai? Vediamo esattamente. Voltorb, ok. Voltorb. Per ora possiamo anche usare Pikachu. Sì, possiamo utilizzare Pikachu per ora, ragazzi. Facciamo in questo modo. Livello 25, È un bel po'... È un bel po' in alto il 25. Vabbè, andiamo di doppio calcio, ragazzi. Vediamo un pochino. Non è che gli faccia tanti danni. Accontentiamoci di doppio calcio per ora. Sì, ok, grazie per le belle mosse, schermo luce. Continuiamo di doppio calcio, ragazzi. Ok, beccati questo. Credo che potremmo cambiare Pokémon dopo. Perché io ho paura che abbia Raichu tipo a livelli alti. Intanto Comete fa molto male. Credo che abbia Raichu a livelli alti, quindi bisogna stare attenti un pochino. Bisogna vedere cosa usare contro Raichu. Voltorb intanto sta per crepare, ok. Fulmine! Vabbè che non fa troppo danni su Pikachu, però un pochino, Continuiamo di doppio calcio. Non lo curare, per l'amor di Dio, perché sennò mi incavolo. Perfetto. Addio, Voltorb. Addio, Voltorb. Perfetto, se ne va. Vediamo che Pokémon ha. Ok, Voltorb non ha più energie, grazie per l'exp. E Butterfree intanto al 17, buono. Che Pokémon mette? Magnemite, ok, possiamo... Sì, cambiamo Pokémon, mettiamo Nidorino, ragazzi. Mettiamo Nidorino, usiamo Nidorino che anche lui c'ha il doppio calcio. Lo sfruttiamo un attimo. Eccoci qua. Salve. Ciao, Magnemite. Ok, sono sempre più convinto. Ok, livello 25, probabilmente avrà Raichu... Livello 27, 28. Ho paura di quello, ragazzi. Ho paura di quello. Continuiamo così intanto. Continuiamo con Nidorino. Fulmine fa male. Fulmine fa un po' malino. È al 19. È ancora in vita. Possiamo sfruttare la cosa del far morire Nidorino per ora. Non ci importa più di tanto perché alla fine qua a tankarci un po' di colpi, no? Intanto fa un po' di danni. Va bene, Fulmine. Direi che per ora non... Ributtiamo Pikachu dentro, ragazzi. Ributtiamo di... dentro Pikachu. Dovrei fermarmi ed allenare un po' di Pokémon. Questa è una cosa che devo fare, ragazzi. Sono un po' indietro con i livelli. Pur quanto Pikachu sia Dio in questo gioco, è comunque un po' di livelli sotto. Andiamo di doppio calcio, ragazzi. Continuiamo così. Beccati questo. Oh, buono, buono, buono. Lo sta uccidendo. A posto. Magnemite se ne va. Avremo Raichu contro. Super efficace, ok. Magnemite non ha più... vita. E chi ha esattamente? Raichu. Ovviamente aveva Raichu. Vediamo a che livello è Raichu più che altro. Ciao Raichu. Versione brutta di Pikachu. Guardate quanto è brutto. Raichu 26. Ok, 26. Sono 4 livelli indietro. Un pochino può essere cattivo. Doppio calcio quanto li può fare? Non lo so. No, attacco rapido. Non rompere. Che male. Doppio calcio. Beccati questo. Non troppi danni, ragazzi. Non va tanto bene doppio calcio. Usiamo attacco rapido anche noi. Tanto andrà ad utilizzare tutte le iperpozioni, tutto. Ricarica totale, tutte quelle cose, ragazzi. Ci fa fuori Pikachu, c'è poco da fare. Buono, è rimasto in vita. Continuiamo a fargli un po' di danno. Tanto abbiamo dei revitalizzanti, ci va bene. Beccati questo.
Aia, peccato. Povero Pika. No, non piangere, Pikachu. Che brutto. Mettiamo Sandshrew, che potrebbe tankare un pochino se usa mosse elettriche. Quella è la cosa. Però usiamo revitalizzante un attimo. Dobbiamo ricaricare... Dobbiamo assolutamente ricaricare Pikachu completamente. Revitalizzante, andiamo. Usiamolo su Pikachu, ragazzi. Dai, ritorno in vita. Fammi... No, attacco rapido, aiuto. Ah, ok. Fa un po' male. Facciamo una cosa. Ma sì, dai, curiamolo. Curiamolo del tutto, Pikachu. Lo buttiamo in battaglia che almeno è full vita. Tanto avrà ricaricato tale, ragazzi. Avrà ricaricato tale... Raichu. Vabbè. Ci ha fatto fuori... sì. Normale, normale, ragazzi. Vediamo come sfruttare Pikachu ora, più che altro. Abbiamo comunque altri revitalizzanti. Non vorrei usarli, Vieni, Pikachu. Siamo di nuovo in battaglia, Pika. Direi di andare comunque di attacco rapido. Direi di andare di attacco rapido. Non è il massimo. Fulmine, buono. Ha sprecato le mosse. Ha fatto male, Ha fatto male, però... Continuiamo con attacco rapido. Non curarlo, non curarlo, non curarlo. Ok. Buono. Calma e sangue freddo, ragazzi. Non curare Raichu. Non curarlo. Non osare. Vai. Rimani in vita, Pikachu! Addio, Pikachu. Addio. Addio, Pikachu. Ah, come possiamo cavarcela qua? Direi che a sto punto sì, possiamo usare un altro revitalizzante. Tanto questo qua farà ricarica totale, ragazzi, dai. Me lo sento proprio, me lo sento che farà ricarica totale tutta la vita. Oh, abbiamo però attacco rapido, potremmo sfruttare l'occasione. Vediamo. Sì! Sì, l'abbiamo battuto con PG8! Vai! 4.42, grande! Ah, sei veramente unbelievable! Accidenti, che forza! Io ti odio sempre di più, Surge. Perché devi parlare in inglese così a random? La faccia. Wow! Alright! Prendi la medaglia, tuono! Grazie mille. Per fortuna l'abbiamo battuto, non lo dobbiamo mai più sentire parlare. Grazie della medaglia, tuono. And siccome sei speciale, tieni, prende questo. Che cosa me ne faccio dell'autografo? Vabbè. Grazie per l'autografo. Ah, don't worry. Ho anche altro da darti. Prendi, grazie. Oh, fulmine. Cavolo, l'ho appena imparata su Pikachu. Vai, buono. Inside questa MT-36 c'è fulmine. È una mossa davvero shocking. Insegnala ai tuoi Pokémon di tipo elettro. Ti odio veramente, Surge, ti odio veramente. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu è tutto, come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate e iscrivetevi. Ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche. In più ragazzi, vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto, in descrizione. Ragazzi, se volete seguirmi in live, controllate il link in descrizione al canale Twitch. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.